chiedeva giustizia Marisela Escobedo, attivista messicana di 52 anni. Dall'agosto 2008, da quando sua figlia Ruby, poco più che adolescente, era stata brutalmente uccisa dal fidanzato, aveva un solo obiettivo: vedere l'assassino di Ruby dietro le sbarre. Giovedì sera, come faceva dallo scorso 8 dicembre, stava manifestando davanti al palazzo del governatore dello stato del Chihuahua, nel nord del paese. Con un paio di cartelli in mano chiedeva, quasi come un mantra, giustizia. All'improvviso, l'agguato. Prima un uomo a piedi con il volto coperto e poco dopo un'auto bianca si avvicinano alla donna. In due le dicono qualcosa. Lei prova a fuggire, riesce solo ad attraversare la strada nel disperato tentativo di salvarsi. Poi uno degli aggressori la fredda con un colpo di pistola alla testa. È l'ennesima storia di impunità che suscita in Messico sdegno e indignazione, nonostante il killer di Ruby, la figlia di Marisela, avesse confessato l'omicidio, indicando anche il luogo in cui aveva sepolto il cadavere, era stato rilasciato ad aprile per insufficienza di prove. Una decisione assurda che Marisela aveva sempre combattuto. Lei ora è morta, ma il governatore di Chihuahua, César Duarte, ha deciso di sospendere tre giudici che avevano ordinato la scarcerazione dell'uomo.